Vigilia di Ferragosto nei campi di Mirandola e Quarantoli per il presidente del Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo e per il vicepresidente Luca Ciriani. Tra le tende fa caldo, ma non importa perché, come dicono entrambi, hanno voluto essere qui con i tanti ragazzi e ragazze che stanno facendo volontariato per dare una mano alle persone che soffrono a causa del terremoto. Qui, ha affermato il presidente, sono arrivate da 160 comuni oltre 700 persone che a turno hanno passato almeno una settimana a Mirandola. A tutte loro va il grazie della nostra regione ed il compiacimento delle autorità locali. Nel corso della visita alle tendopoli del terremoto, Tondo ha incontrato gli assessori comunali di Mirandola, alla semplificazione dei rapporti con i cittadini, Anna Martinelli, e dai lavori pubblici, Sauro Prandi. Poco dopo aver fatto una breve telefonata con il presidente della regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, impegnato in una riunione del suo esecutivo. Come gli esponenti istituzionali di Mirandola, che hanno sottolineato l'efficacia dell'intervento della nostra protezione civile, anche Errani aveva ringraziato Tondo per quanto il Friuli Venezia Giulia ha fatto sinora ed anche per ciò che si propone di fare in futuro. Il presidente ha quindi confermato lo stanziamento di 1 milione di euro da impiegare per un'opera pubblica immediatamente cantierabile. Siamo stati i primi ad intervenire, ma non intendiamo limitarci all'assistenza, anche se continueremo fino a quando sarà necessario, ha spiegato Tondo, e abbiamo stanziato risorse importanti per realizzare un'opera che, cercando di coinvolgere le nostre imprese, concorderemo con la regione Emilia-Romagna e con il comune di Mirandola nel corso di una riunione in settembre.